Ciao a tutti. Sergio. Buonasera, ciao a tutti. Prima di cominciare aspetto un po' di amici. Con la diretta. Bentornato. Ciao Roberto. Allora, dunque, chiaramente c'è un po' di latenza fra me e voi, ma insomma, spero si riesca in qualche modo a partecipare un po' insieme. Allora, come da titolo, diciamo, Lounge Lizard, così messo un po' a confronto con altre cose. Allora, io non lo ricordo che Lounge Lizard, quando era uscito, aveva fatto abbastanza parlare di sé, perché appunto, insomma, i modelli fisici e tutto quanto, e... parecchi anni fa, se non ricordo male, io l'avevo avuto, l'avevo anche utilizzato in certi contesti di registrazione, quando usavo tanto i VST, l'avevo usato tanto e la resa era buona, mi piaceva, insomma, mi piaceva perché era bello caldo e così. Adesso poi lo confronteremo un po', se qualcuno di voi l'ha mai usato mi faccia sapere, insomma. Sacco di parametri in realtà. Lui quando si presenta da così di base si presenta con questo lieve delay e anche con tutta una serie di piccole sporcizie meccaniche un po' accentuate. Sera, scusate, leggo la chat. Il promemoria ha funzionato. Ho ricordato della diretta finalmente. Io lo uso spesso, mi piace assai. Anche il Wurly, sì, c'è anche il Wurly. Infatti, adesso. Bello.
bello, molto, c'è una pasta molto carina, molto, mi piace. E tornando a Rhodes, chiaramente ci sono tutti i classici fork pickup, e poi c'è questo carattere dello strumento che cambia, così è senza, così è senza niente, così è amp, che credo significa amplificatore. Crystal, Path, Groovy, Luxy, sono un po' di... Questo mi piace, gli dà questa piccola sfumatura, questo colore un po' più aggressivo. Sì, è bello. Allora, intanto saluto tutti. Ciao. Io lo uso spesso. Si può giocare bene con il drive. Io adesso in realtà stavo provando a sentire, perché qui ho il Rhodes vero, adesso voi qui non lo vedete, ma che è registrato dentro un ampli, e cioè registrato, insomma, lo sto suonando dentro un amplificatore, quello che ho nell'armadio. Ogni volta ve lo dico, qualcuno mi ha chiesto come funziona. Io qui ho una DV Mark, il modello è quella, diciamo, aspettate un attimo, che la CMJ, che vabbè, insomma, è quella dorata per intenderci, e con la valvolina, e come testa vado dentro in una cassa Brave 2x12, che insomma devo dire alla fine mi risponde abbastanza bene. Ho un 57 davanti, questa resa abbastanza verace dall'ampli. Poi chiaramente io posso anche saturare, pedali vari, delay per esempio, adesso c'è un po' poco volume rispetto a prima. Vabbè, chiaramente questa, diciamo, questa pasta così molto reale, adesso tolgo la saturazione così poi torniamo alla normalità. Ho messo il delay visto che c'è qui. Vabbè, chiaramente qui bisognerebbe giocare un pochino rendendolo più simile. Interessante comunque come risponde, quando si lavora. C'è un volume inenarrabile, che infatti abbasserei un pochino. Ah, una risposta bella, diciamo, bella panciuta. Devo dire che la cosa interessante è che cambiando, la sensazione poi è anche che la tastiera sia un po' tutta diversa, che ogni tasto risponda diverso, ma verace, insomma, diciamo, ecco. Io uso solo VST dal vivo da molti anni, non torno più indietro. E come dicevo l'altra volta, io ci sono passato, ma non per quello che riguardava, sì, anche piani elettrici ogni tanto, ma per quello che riguardava il pianoforte mai, perché diciamo che le situazioni in cui suonavo, il pianoforte era talmente importante che qualsiasi cosa
fosse successa mi sarei insomma spaventato, e quindi in realtà, come dicevo appunto anche l'altra volta, sono un po' delle fantasie, perché poi alla fine non succede niente. Adesso poi qui io chiaramente ho anche il mio North Stage come al solito, che a questo punto metterei un filo di delay anche a lui, appena appena. E poi allora proviamo a fare il solito test, diciamo così, un po' su un groovettino. Vediamo un po' di appena appena sotto qualcosa che gira. Allora, questo è con invece il Rhodes del North Stage. Intanto leggo un attimo. Buonasera, ciao Sergio. Devo ancora un po' approfondire, molto interessato. Allora, dunque, intanto dunque facciamo così. Intanto quello che adesso sto suonando, provo anche chiaramente con la mia North Stage. Diciamo che sinceramente adesso il North Stage, dopo aver suonato questo e dopo aver suonato il Lounge Lizard, devo dire che il Lounge Lizard ha una morbidezza proprio di risposta rispetto al Nord, per esempio, veramente notevole. Così è a prima sensazione. Rimando. Thank you.
devo dire che è veramente bello da suonare. Poi, per quello che riguarda il timbro in sé, vabbè, lasciando perdere, diciamo, il Rhodes, che chiaramente è lui, ma per esempio posso provare a mettere un altro modello di sulla non stage. Nefertiti, per esempio, anche qui, e vedere un po' che effetto ci fa, magari un po' più morbido. Allora, già meglio, però comunque poi quando si riaccende lui mi sembra che ci sia, almeno questa è per portarvi un po' la, ciao Ale, per portarvi un po' la sensazione quella, diciamo, di più legata alla tastiera, al tasto e alla resa del suono. Quindi per questo faccio questi tentativi. Scusate, prima avevo fatto il basso, non l'avevo registrato, poi l'ho registrato, insomma, non è che sia granché. Però, in generale, riesce a rendere la sensazione di organico che si ha con uno strumento piuttosto che l'altro. Devo dire che, messe così, uno di fianco all'altro, davvero, Lounge Lizard, rispetto a tutti quelli che ho provato adesso, come modelli fisici, è quello che ha risposto in modo più organico, più giusto. Non so come dire, al di là dell'aspetto proprio sonoro in sé, quindi sono rimasto molto colpito. Un attimo che... allora, Lounge Lizard è anche Velvet oppure piani dentro Contact. Beh, qui la differenza è il solito discorso, è un po' la differenza che c'è tra i piani, quelli campionati e quelli non campionati. L'altra volta avevamo provato l'Arturia allo Stage 73 e non aveva però questa resa così morbida e piacevole. Poi qui, appunto, c'è anche la questione del Wurlitzer, che per esempio anche quello suonato... C'è una discreta capacità di stare col resto delle cose. Adesso poi, tra l'altro, voglio dire, questo qui è un plugin che io adesso l'ho preso in prova, chiaramente, che permette poi di entrare particolarmente in quello che è l'editing e tutto il resto. Comunque questo calore, devo dire, è proprio bello. Veramente. Allora, Arturia non mi piace, Furio. Arturia, cioè, l'ho provato oggi perché volevo rimetterli di nuovo a confronto, come si dice, cercando di trovare una soluzione per quello che riguarda quel plugin, lo Stage 73, che adesso a questo punto provo ad aprire, non so se reggeranno entrambi... Adesso chiaramente vediamo un po' se usandoli entrambi. Ecco, questo qui c'è questo problema qui. Che cosa si compra? Sto leggendo Furio Bisotti e si compra spesso scontato su su Plugin Boutique, Lounge Lizard, se si compra scontato lo prendo, perché rispetto a questo, che come sentite, poi adesso è un po' impietoso fare questa cosa, perché chiaramente lui in realtà suona meglio di così, però anche volendo, cioè, insomma, è un po' veramente molto molto strano rispetto a
veramente c'è questo calore che è incredibile. Veramente bello, Lounge Lizard, esattamente. Quindi si trova, e allora rimaniamo in contatto, così se per caso qualcuno di noi due lo vede in offerta, insomma, torniamo al vero. Giro diciamo che al mio parere è che veramente Lounge Lizard vinca. L'ultima prova potrebbe essere quella di utilizzare invece Contact e provare aspettate un attimo che devo, eccolo qua, Vintage Keys, e provare lo Scarabi Mark 1 allora chiudo questo. Adesso ci sono 8000 effetti. Però comunque io almeno personalmente continuo a sentire come si può dire una specie di, cioè il campione io qui lo riconosco, lo sento comunque in ogni caso, mentre in Lounge Lizard devo dire che sentivo un altro tipo di, mi sentivo più legato a livello proprio così emozionale al discorso, quindi non lo so, ditemi anche voi poi che cosa ne pensate. E dunque vediamo un po'. Allora, ora uso tastiera della Montage 7 perché non sono abituato alla tastiera pesata. PC solido con i 7, sto cercando controller serio, pensavo allo Studio Logic. Ma guarda, per quello che riguarda i controller e il rapporto che si ha con i VST e che cosa usare per controllarli, è davvero una cosa complicata, perché io ne ho provate un po' e vanno bene tutte, ma poi alla fine ti sembra sempre che non vada bene nessuna se sei abituato a suonare con tastiere hardware, diciamo, che riproducono direttamente. Per quello che riguarda dopo un po' ci si fa l'abitudine alle master. Io, per esempio, una cosa stranissima che mi era capitata, dove non avevo controlli, però avevo un buonissimo rapporto tra il tasto e i campionamenti che utilizzavo sul computer, era una vecchia Casio Privia, che andavo in studio qui vicino a casa mia, lì avevamo, c'era il computer con tutti i VST nuovi, sempre roba nuova, e io praticamente
suonavo con questa Casio e riuscivo sempre, anche con i pianoforti, a trovare il giusto clima, diciamo, per trovarmi a mio agio. Quindi non lo so, lì insomma dipende un po', ce ne sono tante, Nectar, Studio Logic, di quelle economiche, diciamo, Arturia le fa belle, però insomma costano, però lì è veramente un terno all'otto, perché lì io non facevo niente, non potevo neanche cambiare, la dinamica la potevo cambiare sul plugin, ma non lo so come mai, qualsiasi plugin mettevo su, sembrava che la curva dinamica fosse già giusta. Questo non so veramente da che cosa potesse dipendere. E quindi niente, insomma, come dicevamo, Lounge Lizard, insomma, sembra aver vinto. Ora, magari provo anche le altre possibilità. Ci sono un sacco di cose anche particolari. Poi ci sono questi. Sono molto belli anche i preset, ci sono questi degli anni 80, sono molto carini. Molto molto carini. Flange. Arnoldi, ciao, stavo facendo gli anni 80 sbagliati, mi sembra più fedele Lounge, più morbido ma più finto. Ora che hai suonato Contact per Rhodes, la fedeltà del VST si è sentita bene. Allora, sulla fedeltà non ho capito se Contact ti sembra più fedele lo Scarabì. Beh, sto parlando con Alessandro. Allora, io devo dire la verità, la grande differenza che sento io è mentre suono, cioè nel senso che chiaramente adesso torno a, diciamo, a suonare il Rhodes di base, cioè questa risposta, come dicevo, anche proprio suonando questa morbidezza. Non lo so, anche quando devi slegare, che magari parte la... Non lo so, c'è una risposta decisamente differente, come sempre capita con i modelli fisici, è radicalmente diverso. E poi, non lo so, questo è il Rhodes vero. Chiaramente bisognerebbe mettersi qui a cercare di, con tutte le regolazioni che ci sono, cercare di trovare qualcosa che sia adeguato a somigliare. Qui vediamo Old School Model. In realtà poi i preset, come al solito, io partirei da quello normale, naturale, cioè naturale, insomma, più o meno come si presentano loro. Andrei qui, che gli dà un pochino più di... Io lo trovo bello. Sì, strepitoso direi, Lounge Lizard è molto bello e caldo, specie nelle medie frequenze. C'è questa cosa qui, molto bella.
chiaramente là c'è tutta una serie di questioni da considerare, che non è intonato perfettamente, quindi anche quello fa in bene, anche perché le armoniche si mescolano, qui è tutto un po' più preciso, c'è anche questo tremolo bello reverbero, poi il tremolo si può anche spegnere, si può cercare di essere, magari lasciare il delay che è molto piacevole. Poi, insomma, diciamo che i rumori, quelle cose lì, si possono dare. Non lo so, a me sembra molto... Insomma, devo dire la verità, durante perché io l'avevo provato, anche l'attacco è bello, è vero, sì. Scusate, sto leggendo la chat, e devo dire che personalmente mi sto innamorandomi mentre faccio questa diretta con voi. Io l'avevo provato oggi, dopo un po' ho detto sì, però, bebè, e avevo un po' la sensazione che quando utilizzavo invece la mia Nord... Sembrava di avere un contatto più realistico. Questa è la Nord Stage, questa è addirittura è il vecchio campione, il primo, l'EP1, quello è Enhanced, però è l'EP1. E invece poi alla fine devo dire che... È proprio bello da suonare. Ispira anche l'attacco, è bello il compressore, quello lì anche lui fa, Fratello Sole, è vero, fa anche lui. Sono tutti belli gli effetti, poi l'equalizzazione si può anche chiudere un pochino magari, le basse mi sembrano un po' tantine rispetto a parte che vabbè lì c'è un microfono che sta prendendo, però poi c'è l'edit qui dove si va un pochino più nel dettaglio della cosa, e ci sono tantissime possibilità, e anche gli effetti sono belli alla fine. Furio, e ho venduto la Nord. Insomma, una bella scelta, una bella presa di posizione alla fine. Allora, per il mio gusto Nord Stage per praticità e poi Scarabee per risultato, ma sotto le mani di un altro cambia tutto. Ma più che altro, vabbè, era la sensazione... questa cosa qui. Non lo so, viene... risponde in modo agli accenti. Cioè, viene da pronunciare bene, questo è già, insomma, è già importante. E poi mi sembra bello caldo. Allora, per chiudere, visto che mi avete detto appunto che Scarabee vi sembrava più
più funzionale, diciamo, è migliore, diciamo, in generale, lo riapro. Scusate se apro, chiudo, faccio, non è che io sia proprio super preciso mentre faccio queste dirette, ogni tanto mi rendo conto di essere un po' così, un po'. Eccolo qua. Allora, adesso questo qui. È lo scaravi, giusto? Sì. Questo è numero uno. Ah, proprio così, questo è numero uno, Sergio. Dirò una follia. Comprai la Nord Stage 3, ma con Lounge Lizard e Hammond B3X ho cambiato sponda e vendù. Ah, e ho venduto la Nord. Ah, quindi questa era... Ok, scusate, non avevo letto quello sopra. Sì, beh, la Nord, ragazzi, ognuno la vede a modo suo. Se, non so, so come dire, io sono stato uno di quelli che non l'ha capita per tanto tempo, che non vuol dire che uno non la capisca, semplicemente per tanto tempo non mi piaceva, ci suonavo, mi sembrava strano, poi a un certo punto ho capito delle cose che mi potevano portare dove volevo e ho raggiunto più o meno tutto quello che dovevo fare con una sola macchina, una sola tastiera, andavo in giro, avevo tutto lì dentro e devo dire che è una bella comodità. Poi sul fatto che diversificando oppure utilizzando i VST si possa trovare la strada, quello, ragazzi, ci mancherebbe altro, ognuno trova la sua. Capisco che capisco il successo e anche i detrattori di Nord, perché lo capisco che uno possa anche non capire, non trovarsi, non c'è niente di male, anzi. Però, insomma, diciamo che quando si usano i plugin, probabilmente le scelte che si fanno sono libere, perché uno decide di comprare quello che gli pare, vuole un suono, gli piace, lo compra e lo utilizza. Se invece ti compri una tastiera della Nord, hai il suono Nord, se poi vorresti il suono, vorresti un altro suono, magari Korg, magari Yamaha. E quindi, insomma, diciamo che un'altra cosa che ha fatto successo della Nord è stato il fatto che fondamentalmente proponesse, per esempio nel caso dei pianoforti, proponesse delle possibilità che non erano solamente, erano varie, insomma, erano di tutti i tipi, c'è dentro campionamenti di qualsiasi pianoforte, mentre se compri Yamaha hai campionato un Yamaha, adesso anche loro si sono, diciamo così, attrezzati, ma in passato non era così, adesso anche Nord ha fatto anche quello, ha fatto fare anche delle scelte diverse alle altre aziende, probabilmente. Comunque, vabbè, insomma, io qui ho anche un clone Hammond, tutta una serie di cose, io lo suono molto, quindi per me tutte queste cose insieme in una sola macchina sono importanti. Ecco. Per non parlare dei nuovi synth tipo Pigments o Diva, io Diva ce l'ho, poi magari farò anche una puntata su Diva. Diva è impressionante, è veramente impressionante, ha una cartella incredibile. Se non si ha niente, se non si ha qualcosa di analogico, allora cambia un po' il discorso. Devo dire che lì, insomma, si rasenta veramente la perfezione e anche la ciccia. E comunque, insomma, direi che qui abbiamo provato bene lo Scarabì e questo invece. E là
Lounge Lizard, che secondo me però c'ha questa pasta un po'. E poi c'è quello vero, insomma, che... Sì, diva è totale, è vero, Furio, è molto molto bello, molto bello. E niente ragazzi, arrivati alla soglia dei 43 minuti, non vorrei tediarvi più del dovuto, e niente, vabbè, vi lascio insomma, visto che Lounge Lizard era il motivo di questa diretta, vi lascio suonando un po' lui e basta, niente, piano piano vi saluto intanto che suono. Per suonare Nord in casa, per amplificare, cosa puoi usare? Beh, delle casse amplificate, che puoi utilizzarle anche direttamente quelle. Sarebbe meglio passare per un mixer, giusto per poter magari gestire altri suoni, o per la scheda audio se hai un computer. Grazie Fur, grazie a tutti, grazie, alla prossima. Ciao Seba! Ciao bello, ciao, come stai? Ho visto il tuo video, bellissimo, dove fai il solo, quello con quel tempo particolare, bello, mi è piaciuto un casino. Infatti ti ho messo anche il commento. E niente, vi saluto tutti, come dicevo. L'ultima cosa che dovevo dire non me la ricordo più, e quindi fa niente. Grazie, alla prossima. Cantabile è un VCT host tipo main stage dal vivo, preparo tutte le... Ecco, questa è una risposta mi avevano chiesto anche che cosa usare adesso, perché io, avendo il Mac, uso main stage per queste cose, dove tra l'altro, voglio dire, c'è anche un piano elettrico che non è affatto male, che l'altra volta abbiamo provato ad utilizzare e avevamo messo così. Però un volume decisamente più basso di quello, diciamo, e anche un EQ, mettendo un pochino, dandogli un po' di vita, diciamo. Alla fine anche lui fa la porca figura. Che alla fine è quello di Logic, e quindi in main stage è già dentro. Comunque vabbè, insomma, ditemi voi anche poi successivamente, tanto la diretta rimarrà sul sito per un po' di tempo. Cantabile favoloso per pilotare VST dal vivo su Windows, perfetto. Questa è una notizia importantissima che probabilmente sapevate tutti, perché avete, chi ha il PC lo sa, io non avendo il PC non lo conoscevo, però è un'ottima informazione per chiunque abbia bisogno di utilizzare i VST su PC senza dover aprire un programma come Logic o come qualsiasi altro. Comunque vi saluto tutti, un abbraccio, ciao ciao. Camelot, ne state scrivendo altri, vi lascio ragazzi, vi lascio con un accordo su Lounge Lizard, diciamo così.
termina streaming. Ciao ciao a tutti, grazie infinite per aver partecipato. Ecco, faccio anche la pubblicità del canale. Se non siete già iscritti, iscrivetevi, che insomma è importante per me e mi fa piacere. E cliccate sulla campanella per avere notizie quando combino qualcosa. E basta, adesso ho finito veramente. Ciao ciao. Ciao Seba, ciao, ciao a tutti gli altri. Seba giustamente alla precedenza perché è un ragazzino, suona la batteria di brutto, quindi sappiate che un domani, se avete bisogno di un batterista. Ciao ciao.